Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi torno con un video di prodotti top, di scoperte, prodotti di cui non vi ho mai parlato. Alcuni sono più recenti, altri meno recenti e si tratta di tutti prodotti beauty. Vorrei riprendere adesso che sto iniziando pian piano a fare i video, non lo dico troppo ad alta voce perché non vorrei succedesse qualcos'altro che poi mi impedisce di riprendere. Comunque, lo vorrei fare anche per quanto riguarda il make-up, visto che ho tanti prodotti di cui parlarvi, alcuni anche, se, anche bocciati e vabbè, di quello poi ne parleremo, ma concentriamoci sui prodotti di oggi. Ne ho selezionati 6 per non mettere troppa carne al fuoco e per parlarvi bene di ciascun prodotto. Sono quasi tutti prodotti low cost e che si riescono facilmente a reperire. Prima di iniziare vi volevo dire cosa indosso sulle labbra e si tratta di questo rossetto di Patrick Star, era un'edizione limitata ed è questo violaceo con del fucsia all'interno, matte, e l'ho abbinato. E per chi ce l'ha, chi è riuscito a comprarlo, l'abbinamento perfetto è con questa matita di Wycon della linea più economica che hanno ed è il numero 05 Violet. Mentre sulle unghie ho ripescato questo smalto della Kiko dell'edizione limitata Free Soul 02. Se non mi sbaglio, era dell'autunno scorso, dell'estate scorsa, forse estate scorsa, non mi ricordo. Comunque ne avevo presi due, mi piacciono molto. E niente, lo smalto che indosso è questo. Allora, iniziamo subito con i prodotti e partirei dai capelli. Enza era riuscita a prendermi un balsamo che io volevo da tantissimo provare perché avevo provato lo shampoo. Io non riuscivo a trovarlo alla mia Lidl ed si tratta appunto di un balsamo della marca PH Bio che io sappia si può trovare solo alla Lidl. Mi sembra di aver letto che qualche altro supermercato lo tenga, però insomma io lo trovo, la marca PH Bio la trovo solo da Lidl. Si tratta del balsamo camomilla e aloe vera, loro lo indicano per capelli colorati e sensibili, certificato AIAB, e sono 250 ml di prodotto, ha una scadenza di 6 mesi, vegan ok, e appunto, io vi avevo già ampiamente promosso lo shampoo, ma non ero mai riuscita a trovare il balsamo. Me l'ha trovato Enza, che ringrazio sempre tantissimo. Questi prodotti, sia lo shampoo che il balsamo, hanno un costo di 3 euro se non mi sbaglio, quindi un prezzo super vantaggioso soprattutto per il fatto che comunque sono prodotti 100% biologici. Io di recente sono riuscita a riprendermi anche lo shampoo perché c'è stato un momento in cui non trovavo più niente. Quello che trovavo sempre era quello per capelli grassi al timo, sia di shampoo che di balsamo, ma io non ho i capelli grassi, quindi non ho intenzione di provarlo. Vi parlerò in un altro video della linea Avena e Miglio. Questo balsamo è spettacolare. La consistenza è perfetta, solo che forse il dosatore non è molto, vedete come scende molto lentamente e bisogna strizzare un po' la confezione per farlo uscire. Mi preoccupo quando arriverò verso la fine, già verso qua, perché ci sarà da sforzarsi per farlo scendere. Io appunto sono arrivata più o meno qua, ora l'ho agitato, l'ho utilizzato già svariate volte in combo con vari shampoo ed è un balsamo meraviglioso perché ne basta poco e da subito sotto la doccia sentite i capelli super morbidi, si districano una meraviglia, profumo molto gradevole perché comunque si sente la camomilla e quel profumo delicato, però non è troppo nauseabondo, dolciastro. Poi la resa anche da asciutti dei capelli è meravigliosa, perché veramente i capelli rimangono morbidi ma non appesantiti. È un ottimo prodotto, low cost, e anche se costasse 10 euro io penso che lo comprerei. Quindi immaginate, per me è favoloso e ve lo straconsiglio se riuscite a comprarlo. Penso che mi pentirò di avervelo promosso, perché se già non lo trovavo adesso proprio X, non lo troverò mai più. Poi un altro prodotto per capelli che mi ha stupito tantissimo è l'olio di baobab indicato pre-shampoo della Fito.
Questo olio mi è stato inviato di recente. La Fito mi aveva inviato altri prodotti specifici per i capelli ricci, di cui di qualcuno vi ho già parlato, ma ve ne riparlerò perché ho continuato a utilizzarli e mi sono fatta un'idea ancora più chiara. Questo è un olio al 99% di origine vegetale e naturale. Loro lo consigliano sia per la cute, per andare a idratare proprio il cuoio capelluto, ed è un misto di 8 oli, tra cui il karité, che rinforza e rigenera, l'olio di ricino, soia, mais e oliva, ricchi per contenuti di acidi grassi, che rivitalizzano e nutrono in profondità. Poi c'è il rokuku e la karanja, che offrono ai capelli protezione ottimale contro gli effetti negativi del sole e dello smog. E poi, grazie ai benefici di questi oli, i capelli sono idratati, più morbidi, e si può utilizzare anche sulla pelle. Infatti dice: la pelle acquisisce un aspetto satinato e sublime. Allora, io sulla pelle ancora non l'ho mai provato, l'ho provato solo sui capelli. Sono 100 ml di prodotto, 12 mesi di scadenza dall'apertura. La confezione è in vetro, che ha dei contro e dei pro. Il contro è che bisogna essere più attenti, perché se cade per terra sono dolori. Però il pro è che gli oli conservati in boccette di vetro si conservano molto meglio rispetto agli oli nelle confezioni di plastica. Il vetro è visto un po' da tante persone male, però per me invece è un valore aggiunto. Il fatto che la boccetta sia in vetro per me è una buona cosa. Allora, vi ripeto, sul corpo ancora non l'ho mai provato. Vedete, sembra che non lo abbia quasi mai usato. In realtà l'ho usato 4-5 volte. L'ho usato sia sui capelli ricci che sui capelli lisci. Quando mi sono fatta la piega liscia, l'ho messo sulle lunghezze, da qua in giù, giusto due pompatine scarse. C'è l'erogatore, che è perfetto, non si spreca prodotto perché esce la quantità giusta, e l'ho utilizzato appunto come olio pre-asciugatura. Ho lisciato i capelli in una maniera veramente veloce, facile, e poi me li ha lasciati estremamente morbidi. L'ho usato anche come leave-in il giorno dopo, a capello già asciutto, però in quel caso ne ho utilizzato proprio una goccina, l'ho scaldato fra le mani e l'ho passato fra i capelli. È un anticrespo meraviglioso. Io la fitola rivendono sicuramente nelle parafarmacie, nelle farmacie, e poi probabilmente anche online, appunto. Se andate in farmacia, andatelo ad annusare, perché altro punto a suo favore è l'odore, che è buonissimo. Non ve lo so spiegare, perché profuma di... Io sento l'estate qua dentro, però è un profumo fresco, veramente molto piacevole. E prima di asciugare i capelli ricci, prima di andare a mettere gli altri prodotti proprio specifici per lo styling, mi sentivo i capelli un po' secchi e l'ho applicato, non al lavaggio di ieri, che ieri ho fatto un macello, e vabbè, lasciamo perdere. Cosa fa? Lucida tantissimo i capelli, però li lucida ma non li rende unti. Ovvio, va usata una quantità di prodotto consona. Proverò a utilizzarlo anche per la cute, perché sapete che io ho dei problemi di cute se non utilizzo prodotti specifici, e magari un trattamento del genere mi potrebbe aiutare. Sinceramente ve ne riparlerò anche più avanti, man mano che continuerò a provare anche altri usi. Però a capelli umidi, sia che li abbiate lisci sia che li abbiate ricci, secondo me è un olio spettacolare che fa la differenza, perché non tutti gli oli sono così performanti. Poi due prodotti per la detersione del viso. Una è la mousse detergente delicata della Vivi Verde Coop per pelli sensibili, con estratto di calendula ed estratto di camomilla proveniente da agricoltura biologica, con azione addolcente. 12 mesi di scadenza dall'apertura e hanno il certificato Natru. Questa è una nuova linea che ha lanciato Vivi Verde Coop. Ha inserito un sacco di prodotti e io ve li avevo mostrati in un vlog, e sicuramente su Instagram, se non mi sbaglio. Io sono molto amante delle mousse, specie nel periodo invernale, perché trovo che vadano a svolgere un'azione molto efficace sulla mia pelle rispetto ad altri detergenti, magari in gel.
Io ne ho provate veramente tante di mousse, tante, ne ho provate due di natura siberica. Ho provato quella di Hello Body, poi ho provato quella di Bioficina Toscana, e anche qualcos'altro. Questa, rispetto alle altre, specie rispetto a quella di Hello Body e quella di Bioficina Toscana, è una mousse, ora la vado a erogare insieme a voi, che non rimane corposa. Infatti per me questo è l'unico difetto che ha, però non è un difetto che poi le va a precludere l'efficacia. Se ci fate caso, è una mousse acquosa, è una mousse vuota, vedete? È come se appena ve la andate a spalmare sul viso, vabbè, nel mio caso ora l'ho messa sulla mano ovviamente, si smonta, tipo la panna, si smonta. Le altre mousse che avevo provato rimanevano belle gonfie e pompose sul viso e davano proprio quella sensazione di coccolarsi mentre uno si massaggiava il viso. Questa no, questa rimane acquerellina, rimane un po' così, però, io l'ho trovata meravigliosa per la mia pelle sensibile e secca del periodo freddo. La lascia molto morbida, la profumazione è delicatissima e io sono un po' fissata con le profumazioni perché le profumazioni che mi danno fastidio purtroppo poi dopo, insomma, il prodotto mi rimane un po' qua. E non la lascia né appiccicosa, la sento pulita, non ha un effetto. Io forse facendo poca schiuma si perde un po' la sensazione di effetto pulente, poi magari pulisce anche. Però la lascia veramente bella, fresca, compatta, idratata. Io mi ci trovo benissimo e costa sui 3,50 euro così. Io l'avevo presa in offerta col 25% di sconto perché ogni tanto la Coop mette prodotti Vivi Verde in offerta e io l'avevo presa col 25%. Comunque un prodotto, forse ho pagato 2,80 euro, comunque fate conto intorno ai 3 euro, provatela perché ne vale la pena. Sono 150 ml, quindi mi durerà parecchio. Un prodotto che ho dal mio compleanno, ma che ho iniziato a utilizzare da metà estate in poi e che pensavo che finisse in poche applicazioni, e che ho amato particolarmente nell'ultimo mese da quando sono tornata dal mare. Si tratta del Taco Bubble Pack da 65 grammi di Tony Moly. Questo me l'ha regalato la Simo, mi spendi 09, insieme a un altro regalo. E si tratta di questo polipetto di Tony Moly che potete reperire sul sito di Sephora o comunque negli store Sephora. La testa è il tappo, dentro c'è anche la plastica protettiva e questo è il prodotto all'interno. Io sono arrivata all'incirca qua, sembra quasi finito, ma ci farò ancora tante applicazioni. Non mi ricordo sul sito quante volte lo consigliano di utilizzare a settimana. Io lo faccio circa due volte a settimana. E di che cosa si tratta? Si tratta praticamente di un detergente viso barra maschera. Dice che serve anche per togliere il trucco, però io quando lo applico sono già struccata, magari è rimasto qualche piccolo residuo e questo lo fa proprio andare via. Ha una profumazione buonissima, è incantevole e di questo prodotto mi piace tutto. Costa qui circa 15 euro, ma possono sembrare tanti, ma veramente questo è un prodotto che, essendo che si può utilizzare anche come maschera e come detergente, è multifunzionale e la cosa bella è che se vi lasciate la pelle umida, quindi non troppo bagnata, io ho fatto tutte le prove, né asciutta né troppo bagnata, si formano queste bubble, queste bolle che idratano e rivitalizzano la pelle del viso. Mi piace tantissimo perché è un passaggio molto veloce. Io lo applico e si stende divinamente. Ora ve lo faccio vedere, magari qua sulla mano, vedete, sembra fango. E poi
Ora ne ho preso poco, però si stende molto bene, ne va steso uno strato un po' più spesso rispetto a questo che vi sto facendo vedere. Poi, avendo la pelle umida, si formano queste micro bolle. Io poi vado a massaggiare tutto con le mani e sentite proprio le micro bollicine che hanno agito, che stanno agendo. E io massaggio, massaggio, massaggio. Se voglio anche sfoliare, lo vado a togliere con una spugnetta dell'acqua massage. Se invece voglio solo semplicemente non voglio sfoliare, lo sciacquo con l'acqua tiepida. La pelle è iper pulita, purificata e la cosa bella però che al contempo è liscia come il culetto di un bimbo. Provare per credere. Io non so se vi possono dare un campioncino da Sephora se non volete provarlo, ma è un prodotto di cui praticamente non ho mai sentito parlare. Ho sentito lodare tanti altri prodotti, le maschere, il panda, non so come. Questo secondo me è un prodotto che dal pack molto simpatico e un po' forse infantile, ma è un prodotto proprio che mi ha colpito veramente. Poi, ultimi due prodotti sono uno high cost e uno super low cost. Parto rimanendo in tema Sephora, dal contorno occhi rinfrescante, illuminante e antiborse di Origins della linea Ginseng. Allora, io questo ve l'ho fatto vedere triliardi di volte nei Get Ready With Me. Si tratta di questa crema contorno occhi dal color pesca rosato, leggermente perlato, sembra quasi perlato, ma me l'avete visto applicare tantissime volte, che però una volta steso risulta incolore. Allora, di questo contorno occhi a me era stato inviato da Octoly tanti mesi fa, veramente tanti mesi fa, ed è un prodotto che io ho utilizzato quasi quotidianamente, della serie 5 volte a settimana, la mattina, prima di truccarmi. E ho letto dei pareri molto discordanti, nel senso c'è a chi proprio non è piaciuto e chi invece lo ama alla follia, quindi non ho sentito vie di mezzo. Io faccio parte del gruppo che lo ama alla follia, perché se pensate di prendere questo e di come se fosse un trattamento per non avere più curativo, per non avere più borse e occhiaie, non va bene, perché non è quella la sua funzione. Ha una funzione sull'immediato, momentanea, ovvero il contorno occhi, diciamo, della mattina dopo che uno ha fatto magari baldoria o che ha un bambino che non vi fa dormire, dipende un po'. Io l'ho trovato veramente perfetto per varie motivazioni. Prima di tutto non brucia per niente sulla zona, cosa che non è scontata perché alcuni prodotti, nonostante siano da contorno occhi, a me hanno dato problemi e bruciori, e questo anche se andate un po' più all'interno, nella parte interna dell'occhio, non brucia assolutamente. Ne serve talmente poco che io veramente faccio così, appoggio il dito e questa dose mi basta per due occhi. Si assorbe subito e nell'immediato lascia lo sguardo più illuminato e più disteso. Per me è anche un'ottima base trucco, base correttore. Mi ha aiutato tantissimo, per esempio, con il correttore di Nabla, di cui uno l'ho anche finito, perché è un correttore che potrebbe andare a segnare magari la zona o a seccare, e io applicando un contorno occhi, nel mio caso questo, io mi sono sempre trovata molto bene. E io lo utilizzo al mattino, sia che mi trucco sia che non mi trucco. Di solito comunque mi trucco, però vabbè, se sto in casa no. Di borse non ne ho, quindi non so dirvi se sgonfia effettivamente, però di occhiaie ultimamente, specie che insomma abbiamo fatto tante nottate, e di occhiaie ne ho avute di tutti i colori, più marroncine, più bluine, più di tutti, più ne ho avute, non mi sono fatta mancare niente. E per me questo è un contorno occhi veramente ottimo, un contorno occhi da mattina, quel contorno occhi che vi fa proprio illuminare, perché questo colore salmone rosato, più che salmone è proprio questo rosina pearlescente, però senza avere pagliuzze, è proprio luminoso, illumina e aiuta tanto
A me sta piacendo molto. Ultimo prodotto, sempre che potete trovare al Lidl, si tratta del burro corpo alle fave di tonka e burro di karité. È un prodotto che avevo visto circolare sul web, visto da tante ragazze, e finalmente lo hanno messo anche alla mia Lidl. Sono 200 ml di prodotto, scadenza 12 mesi dall'apertura. Come conservante viene indicato il benzoato di sodio. È un cosmetico naturale certificato, senza oli di silicone, conservanti, profumi e coloranti sintetici. Non contiene sostanze a base di oli minerali, tollerabilità cutanea dermatologicamente comprovata. E lo indicano per pelli molto secche. Allora, questo è un prodotto multiuso, si presenta così, e io l'ho utilizzato sia come crema mani, crema viso da notte, crema piedi e crema corpo, quindi io ho fatto tutti gli usi. Questa è la consistenza, molto compatta ma allo stesso tempo cremosa. La profumazione è buonissima, dovuta comunque al burro di karité, penso le fave di tonka, ora me la metto anche come crema mani. E mi piace tantissimo. Allora, come crema mani, crema piedi, è favoloso, quindi è quel prodotto da comodino che se non volete prendere dei prodotti specifici può sicuramente andare bene. Come crema corpo lascia un po' di scia bianca, non è quella crema tipo fluida che voi mettete, spalmate e siete a posto. Bisogna stare un pochino, non troppo, perché troppo non ve l'avrei nemmeno promosso. Non è quel prodotto che non si assorbirà mai, però un po' di scia bianca la fa, però lascia la pelle morbida, ma non solo subito appena messo, rimane morbida, che ne so, se vi fate la doccia la mattina, rimane morbida anche nel pomeriggio, cosa che a volte con altre tipologie di creme non succede. E sul viso per la notte mi è piaciuta molto, quindi sicuramente sarà un prodotto che se vado via 3 giorni, invece magari di portare la crema corpo, la crema mani, la crema viso, visto che è inverno e ovviamente per la pelle secca, se avete la pelle grassa, una crema del genere sul viso anche no, però porto questo e sono a posto. Il prezzo è di soli 2,50 euro se non mi sbaglio, infatti ne ho prese 2 confezioni, anche di questo ve ne avevo parlato su Instagram, dove mi trovate come alessia.casprini, Casprini, seguitemi perché vi tengo aggiornate quotidianamente. E basta ragazze, questi erano tutti i miei prodotti. Scusate se mi sono dilungata, ma lo sapete, a me piace parlare dei prodotti dicendo tutte le cose che mi vengono in mente e che ho constatato nel provarli. Lo so che alcune non gradiscono i video lunghi, però io preferisco meglio fare un video lungo e fatto bene che fare un video corto tirato via senza senso, dove si fanno ridolini e si dice ah, ottimo, cioè la penso così, ecco. Quindi io aspetto i vostri prodotti scoperta, anche uno ciascuna o due, insomma ditemi le vostre scoperte qua sotto se avete qualcosa da consigliarmi. E niente, un pollice in su se questa tipologia di video vi è piaciuta, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e niente, io vi mando un bacio grande e vi lascio al prossimo video. Ciao.